Qui siamo in un luogo, se non proprio senza pari, con pochi eguali. Qui si infulcrano tre vettori fondamentali. Quello architettonico, siamo nella manica guariniana di Palazzo Carignano, sito UNESCO. Quello storico, la Camera del Parlamento Subalpino, nasce nel 1848, data angolare non solo per la storia d'Italia, ma per la storia d'Europa. E quello politico, qui inizia a declinarsi la grammatica parlamentare del nostro paese. Mettiamo mano dopo molti anni, dopo qualche decennio, al restauro di questa meraviglia che è monumento nazionale dal 1898, lo facciamo con un'importantissima istituzione del territorio di rilievo transnazionale che è il Centro Restauro della Veneria. E ultimo ma non ultimo, che è un po' il senso della mia governance come direttore di questo museo, il piacere di avere dei ragazzi e delle ragazze che lavorano a questo progetto. Centro Conservazione e Restauro, l'intervento nell'aula del Parlamento Subalpino ha rappresentato un'opportunità molto significativa. Prima di tutto per un lavoro di squadra che ci ha visti collaborare con l'equipe del museo, con la sua direzione, con la soprintendenza di Torino in maniera molto fattiva ed efficace. In secondo luogo perché abbiamo potuto mettere in atto un processo di conservazione basato sull'integrazione di competenze, unendo esperti sui manufatti tessili, sui metalli, sugli arredi lignei, per compiere questo intervento di manutenzione straordinaria che ha potuto avvalersi anche di alcune componenti innovative. Per esempio, abbiamo scelto di fare un rilievo dettagliato dello stato di conservazione dell'intera aula del Parlamento sfruttando un drone, potendo quindi avere accesso a punti difficilmente raggiungibili diversamente e restituire una mappatura dello stato di conservazione che sarà fondamentale per i prossimi passaggi legati alla salvaguardia di questo importantissimo monumento nazionale.